Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, mi scuso per il disagio, ma il file audio originale del video si è corrotto, quindi non potrò farvi sentire l'audio originale. Per questo farò un commentary di questo video stile 90esimo minuto. Allora, ragazzi, col montaggio siamo arrivati al giro di qualifica. Come vedete, non so se avete notato, ho cambiato la telecamera. Ho pensato, ragazzi, di mettere d'ora in poi nei video questo tipo di telecamera un po' più esterno. Lì davanti a me vedete Lewis Hamilton, che è il pilota come sempre da battere. E qui, ecco qui ragazzi, questo è il tracciato di Montreal da Canada. È la settima prova del mondiale. Che qui vedete, ho preso la curva in maniera abbastanza buona. Il tempo è di 23.170, quindi ho fatto il miglior tempo nel primo settore. Però ragazzi, guardate, Hamilton mi è sempre davanti in questo giro di qualifica molto molto bello, molto adrenalinico. Qui sono davanti ad Hamilton, ma vedete in accelerazione la Mercedes ha una trazione veramente veramente stratosferica. Anche nelle prove libere infatti ha avuto problemi. Qui ragazzi, la curva famosissima di Montreal, nel quale si scala dall'ottava alla prima marcia e poi per andare in accelerazione, guardate Hamilton quanto riesce a distanziarmi in questo giro di qualifica. Qui si va di gran carina fino all'ottava marcia, stando attenti ovviamente non da sbattere. Qui c'è una curva che, se fatta bene, vedete, può essere fatta anche in terza o quarta marcia. E qui arrivo sul traguardo, ma come noterete non riesco a stare davanti ad Hamilton. E quindi sono arrivato secondo nelle qualifiche. Quindi ora passiamo al riassunto della gara. Eccoci qui. Qui si parte, ragazzi, non ho una partenza felice, parto con un leggero ritardo e Rosberg subito ne approfitta per superarmi. Qui cerco di sopravanzare Rosberg, mi allargo ma chiude bene la traiettoria. Qui un leggero controllo dovuto dal fatto che non uso trazione nello stile di guida, ho tolto gli aiuti della trazione e qui vado direttamente in scia dietro Rosberg. Guardate ragazzi quanti controlli, qui arrivo leggermente largo, devo andare al bloccaggio della posteriore sinistra perché Rosberg ha decelerato bruscamente, quindi per andare a sbattere ho dovuto bloccare la posteriore sinistra. Guardate in trazione le Mercedes quanto vantaggio riescono ad avere, è veramente difficilissimo stare dietro le Mercedes sui rettilinei. Ragazzi, su questo tracciato hanno avuto una trazione che non avevo mai visto in nessun altro tracciato. Qui arriviamo alla curva nel quale vi dicevo che si scala dall'ottava alla prima marcia, sempre dietro le due Mercedes. Sarà un gran premio per me in salita. Qui continuo, vedete ragazzi, a cercare di prendere la scia, ma era veramente impossibile. Alle mie spalle c'è Bottas, mi sono reso conto in diretta di dove fosse, appunto quanto fosse distante. Qui ho sbagliato, ho avuto, mi sa, un avvertimento se non ricordo male. Non si può fare quel taglio di curva. E col montaggio siamo giunti al secondo giro. Guardate qui ragazzi, riesco a superare Rosberg, ritardo la frenata, però qui vado leggermente largo, vedete, ruota leggermente sull'erba. Qui ho rischiato veramente di andare a sfracellarmi contro il muretto e Rosberg riesce a superarmi. Ok, siamo giunti al terzo giro, ci riprovo ragazzi, qui ho anche l'aiuto del DRS e riesco a superare Rosberg. Vedete, grazie al DRS riesco a sopravanzarlo, questa volta non faccio errori e quindi riesco a stargli davanti. Quindi siamo in seconda posizione durante questo gran premio. Qui leggermente largo, ovviamente avevo la pressione addosso di Rosberg molto molto forte. Qui siamo giunti al sesto giro e sono all'inseguimento di Lewis Hamilton. È un paio di giri qui ragazzi che ho iniziato a dare filo da torcere e ho tirato la Ferrari al limite. E guardate qui, infatti sono arrivato larghissimo perché appunto stavo cercando di recuperare Hamilton, che come avete visto aveva 2 secondi e 3. Ok ragazzi, qui siamo al momento clou, il momento della sosta ai box prevista per l'ottavo giro. Ho deciso all'ultimo momento di ritardare di un giro la mia sosta per non rischiare poi di trovarmi Hamilton e Rosberg nello stesso giro a fare il pit stop con me, quindi con il solito bug. Quindi vedete, alla fine del nono giro rientro ai box, quindi ho ritardato di un giro il mio pit stop e nell'ottavo giro ho ottenuto anche il giro più veloce.
con questa strategia punto a essere davanti ad Hamilton, perché non vedevo in pista, non riuscivo a superarlo. Qui sto rientrando, vedete lì la sagoma di Hamilton è appena apparsa sulla destra, quindi siamo appaiati. Qui devo stare attento a non superare la linea, e quando esco dai box, ragazzi, mi trovo davanti a Lewis Hamilton di pochissimo, ma sono davanti, quindi ragazzi siamo primi. Qui ho un controllo infelice, anche perché le gomme ovviamente all'inizio sono fredde, quindi non riesco a controllare bene la macchina, e potete vedere che Hamilton è solo 172 decimi, quindi non nulla ragazzi, un sorpasso all'ultimo secondo. Qui ho guardato appunto dietro per vedere quanto fosse distante Hamilton, ed è praticamente attaccato ai tubi di scarico della mia Ferrari. Da qui ragazzi partirà una leggerissima lotta in questo giro, perché ovviamente Hamilton cerca in tutti i modi di superarmi. E qui siamo arrivati al 16° giro con un problema avuto da Kvyat, il quale gli si è bloccata la macchina e l'ho dovuto scartare, per fortuna senza problemi. Alle volte l'IA mi fa spaventare, quindi avevo paura potesse esserci qualche problema con Kvyat, invece nessun problema, sono andato tranquillamente avanti. Qui ragazzi sempre siamo arrivati nel corso del 18° giro, quindi ultimo giro, non siamo sempre nel 16°, ho sbagliato. E qui ho affrontato il doppiaggio di Mary e ho preso un rischio enorme, perché avevo Hamilton con la miscela grassa che mi stava inseguendo, e quindi ho pensato di togliermi subito Mary davanti, ma come avete visto ho rischiato tantissimo di andarmene fuori pista. Volevo precisarvi che sto cercando di non utilizzare più i flashback. Mi sono imposto come limite 2 flashback a Gran Premio. Sinceramente questi ultimi Gran Premi non ho avuto bisogno di flashback. E devo dire la verità, anche in questo Gran Premio non ho utilizzato flashback. Quindi cerco comunque di limitarle a 2. Anche perché ero portandovi riassunto, queste cose giustamente ve le devo dire io. Allora, lì davanti invece abbiamo l'altra Marussia di Stevens. Però non arriverò al doppiaggio in quanto avevo un buon vantaggio su Hamilton, e quindi ho deciso di non doppiarlo senza prendere rischi e di andare a vincere la 7ª gara di fila. Qui avevo lasciato il volante per festeggiare, stavo andando a sbattere contro il muretto, sarebbe stato un epic fail tremendo, che per fortuna non è avvenuto. E qui vedete ragazzi abbiamo la vittoria con Sebastian Vettel che esulta sul gradino del podio. E qui ragazzi tolgo la webcam perché vi volevo solo dire come sempre di iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video se non l'avete ancora fatto. Quindi mi raccomando ragazzi, condividete, fatelo conoscere anche ai vostri amici. Io come sempre vi ricordo che sotto in descrizione trovate tutti i miei social network, Instagram, Facebook, eccetera eccetera eccetera. Io vi saluto, qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo Gran Premio e ciao gamers.